Uomini e donne. Gemma Galgani smascherata da Tina Cipollari. Sei una bugiarda. Tina Cipollari mette in difficoltà Gemma Galgani a Uomini e donne. Sei una bugiarda. Questa nuova puntata di Uomini e Donne è iniziata con un durissimo scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. In questa circostanza l'opinionista ha messo in seria difficoltà la popolare dama di origini torinesi facendo una bella segnalazione. Di cosa si tratta? In pratica Tina Cipollari ha smascherato Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne chiedendo alla regia di mandare in onda un video della scorsa stagione in cui ha affermato di aver baciato il cavaliere Biagio. In questa edizione invece ha sempre negato fermamente. Sei una grande bugiarda. Sei proprio la vergogna di questo studio. Devi stare solo zitta. Secondo l'opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari. Gemma Galgani avrebbe negato di aver baciato il cavaliere napoletano solo per gettare fango nei confronti della rivale Isabella. Che invece ha sempre ammesso di averlo fatto. Gossip Uomini e Donne. Gemma Galgani ammette l'errore commesso. Non ricordavo. Gemma Galgani. Dopo la messa in onda di questa clip in cui è stata smascherata in diretta a Uomini e Donne. Non si è scomposta più di tanto. Asserendo di aver commesso un errore in buona fede. Francamente non me lo ricordavo proprio, chiedo venia. Quel bacio ha messo la parola fine alla nostra frequentazione. Tina Cipollari di Uomini e Donne, sulla quale ha espresso una sua opinione Giacomo Urtis. Non ha accettato minimamente queste scuse continuando ad attaccare duramente Gemma Galgani. Isabella Ricci si scaglia contro Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne. Sei pessima. I problemi per Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne non sono però finiti qua. Difatti la popolare dama è stata poi attaccata duramente dalla rivale Isabella Ricci. Che con estrema nonchalance ha espresso tutto il suo più totale disappunto nei suoi confronti. Sei un pessimo esempio per le donne. Isabella Ricci di Uomini e Donne ha poi insinuato che Gemma Galgani è Biagio si sarebbero messi d'accordo di evitare di parlare di questo loro bacio al solo scopo di screditarla.
Vi siete messi d'accordo con l'obiettivo di screditare la mia immagine. Ovviamente Gemma ha rispedito al mittente tali accuse. E dalla sua parte si è schierata immediatamente l'amica Ida Platano.